Onorevole Fassino, al sud, per sostenere le ragioni del sì, in un territorio che però pare rispondere più alle ragioni del no. Ma questo lo vedremo il 4 dicembre, perché i voti li si contano quando si aprono le urne. Oggi noi siamo tutti impegnati a rendere evidente agli elettori perché sia necessario e utile votare sì. Le proposte di modifica che facciamo alla seconda parte della Costituzione, cioè la parte della Costituzione che è dedicata all'organizzazione dell'attività delle istituzioni, rispondo a due fondamentali esigenze: snellire e semplificare il funzionamento delle istituzioni e quindi renderlo per questa via più rapido e più in sintonia con le domande e le attese dei cittadini, e avvicinare di più le istituzioni ai cittadini ampliando ed estendendo gli strumenti di partecipazione democratica e di controllo democratico. L'Europa guarda con interesse alla vicenda referendaria. L'Economist poco fa dichiara: meglio se vince il no. Come si risponde? Che è un'opinione, penso che sia un'opinione sbagliata. Dico anche con grande chiarezza che la stampa inglese non ha mai amato l'Italia, qualsiasi sia il governo o il passaggio politico elettorale che l'Italia vive. In ogni caso è un'opinione, come tutte le opinioni vanno rispettate, ma probabilmente l'Economist non ha sufficientemente chiaro che se vince il no si rischia la paralisi del nostro paese, perché il fronte del no mette insieme personalità politiche e posizioni politiche inconciliabili, no? Ultima settimana di voto, come provare a convincere soprattutto gli indecisi, che sono una grossa fetta dell'elettorato? Facendo arrivare le ragioni per votare sì a tutti gli elettori, con una campagna elettorale che sia molto capillare e che si proponga l'obiettivo di toccare quanti più elettori possibili e di ragionare con loro. E questo richiede che ognuno che è convinto delle buone ragioni del sì faccia una cosa semplice: parli delle buone ragioni del sì con tutte le persone con cui già ha una relazione, che già conosce. Ognuno di noi ha una cerchia, no? Di persone che frequenta nella propria vita, colleghi di lavoro, amici, vicini di casa, familiari, parenti, no? Allora, se ciascuno in questi 10 giorni parla con tutte le persone che conosce e fa arrivare a loro le buone ragioni del sì, noi possiamo far arrivare queste buone ragioni a tanta gente e possiamo aiutare una vittoria del sì.